Loredana non riesce a replicare un'altra prestazione brillante di fronte a Montevarchi, sicuramente più spumeggiante, deve cadere, deve cedere l'intera posta in palio. Rizzolo costretto a rinunciare a Caon per un risentimento muscolare, manda in campo Quintero in attacco accanto a Panattoni, unica novità rispetto all'11 che aveva vinto in casa del San Donato. Lelli invece propone un 4-2-3-1 che prevede dietro la punta Carcani, il trio Boncompagni, Orlandi e Zupa. Meglio gli ospiti nel primo tempo, anche se il primo tentativo è biancorosso quando dopo due minuti va al tiro dalla distanza Manoni dopo una ribattuta corta della difesa. Passiamo all'undicesimo, c'è un'azione d'attacco del Montevarchi con Boncompagni che mette palla sotto porta sul secondo palo, c'è prima un colpo di testa di Carcani, poi Zupa si ritrova davanti a Rossi e lo supera, ma è in fuorigioco, gol quindi annullato. Al 17esimo, ancora Boncompagni sulla destra, riesce a incuniarsi in area e servire la corrente Sesti, si fa trovare pronto Rossi. Si ripete ancora lo schema due minuti dopo quando sempre lui, Boncompagni, trova sul secondo palo il solito Zupa che stavolta è in posizione regolare, si supera allora Rossi. Sempre ospiti in avanti per quasi tutto il primo tempo e siamo al 24esimo, questa volta è Borgia a provarci ma senza trovare la mira, troppo Montevarchi, quindi Rizzolo cambia modulo, passa al 3-5-2. Loredana si vede intorno alla mezz'ora con Proia che cerca Quintero in area, non ci arriva per poco di testa l'attaccante biancorosso che poi ottiene solamente un calcio d'angolo sul proseguo dell'azione. Il tempo si chiude con l'ennesima occasione sul lato sinistro d'attacco dei toscani, ma Orlandi stavolta sbaglia completamente la mira. Nel secondo tempo passano 10 minuti e Rizzolo è costretto a togliere anche Quintero per infortunio, al suo posto Vincenzi, quindi un attacco del tutto spuntato quello dell'Orvietana oggi. Al 16esimo però si vede un bel cross di Manoni, esce a vuoto il portiere Testoni, non ne approfitta l'Orvietana. Cominciano a pescare dalle panchine due allenatori, ma le occasioni sono meno frequenti di quanto visto nel primo tempo, tanto che bisogna attendere oltre la mezz'ora per assistere a un'azione pericolosa. È il 32esimo quando c'è un calcio d'angolo per l'Orvietana e Manoni tira direttamente in porta dalla bandierina, costretta a smanacciare Testoni che salva la sua porta. Poco dopo altra palla in area, ma Panattoni e Vincenzi si ostacolano a vicenda e l'azione sfuma. Proprio quando sembrava che le azioni d'attacco del Montevarchi non erano così pericolose come nel primo tempo e anzi l'Orvietana si era fatta vedere davanti, ecco che arriva l'azione che decide la partita. Siamo al minuto 39, cross di Vecchi in aria, si vedono alcuni giocatori cadere ma Manoni finisce per toccare con il braccio alto la palla ed è calcio di rigore. Al dischetto va Rufini, uno dei nuovi entrati del secondo tempo, e spiazza Rossi andando a portare in vantaggio il Montevarchi. Sarà poi il gol vittoria, 5 minuti dal 90. Anche l'Orvietana prova protesta per un possibile fallo di mano in area nel recupero al 48esimo, ma l'arbitro fa ampi cenni che si può proseguire. Alla fine ci proverà anche Proia a mettere un pallone in area su calcio di punizione negli ultimi minuti di recupero, ma senza esito. Finisce quindi con la prima sconfitta interna dei biancorossi, apparsi poco pericolosi di fronte a Montevarchi che ha a lungo condotto la gara, per poi trovare il gol vittoria sul rigore, forse nel momento in cui l'Orvietana sembrava essersi meglio assestata. Sì, se vogliamo analizzare la partita per 65 minuti non dico male se dico che c'è stata una sola squadra in campo che ha prodotto tante palle gol, ha predominato su tutti i punti di vista la partita creando tante occasioni. E purtroppo non siamo riusciti a sbloccarla, però è una cosa sulla quale stavo lavorando e è motivo per cui al 65esimo ho inserito un altro attaccante, ho cambiato assetto andando a costruire a tre e per un quarto d'ora, 20 minuti la squadra ha dovuto riprendere un po' le geometrie e lì la partita è diventata un po' sporca. Poi dopo sì è vero la pressione dell'avversario è un pochino scesa, però comunque siamo sempre riusciti a uscire dalle pressioni e a portare veramente tante palle pulite ai nostri esterni d'attacco che hanno poi su una messa dentro con tanti giocatori in aria ha fischiato il rigore sacrosanto perché forse ce n'era due. Quindi faccio complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato di essere un grande gruppo oggi, perché chi non ha giocato ha sostenuto tutta la squadra, è entrato con l'atteggiamento giusto, il piglio giusto e questa è la base da cui ripartire da martedì. Allora oggi un po' meno brillantezza e un campionato così difficile poi si è subito pagato. No, peccato perché forse il gol è arrivato nel momento in cui sembrava che ci si era assestati meglio, o sbaglio?
Ma no, più che meno brillantezza, oggi abbiamo affrontato una squadra che sapevamo forte. Io l'ho sempre detto, io non guardo i punti, non guardo nulla, guardo le partite, quello sì, e sapevamo che incontravamo una squadra che palleggiava molto bene, aveva grandi qualità tecniche, e cosa che nei primi 20-25 minuti si è evidenziato. Poi abbiamo sistemato un attimino un po' le cose e diciamo che siamo andati un pochino meglio. A quel punto è diventata una partita aperta, perché insomma abbiamo giocato noi, hanno avuto loro il pallino, sì, per poi dopo vai a vedere, grandi occasioni non ce ne sono state. Noi forse dovevamo essere un po' più lucidi in quelle 3-4 ripartenze, nell'ultimo passaggio, nel gestire meglio quello. Però devo dire la verità, cioè, il problema è che quando giochi c'hai anche le squadre che sono brave, loro lo sono stato, però credo che anche noi abbiamo fatto molto bene, perché se non sbaglio tiri particolari non ne abbiamo concessi, e se non concedi a loro e lasci solo fraseggio, vuol dire che insomma la partita l'hai fatta anche tu. Ma oggi in più semplicemente siamo riusciti a segnare, siamo riusciti soprattutto a non concedere niente al nostro avversario, perché credo veramente che non ci sia stato un tiro in porta della squadra avversaria, e questo sono veramente felice, perché hanno messo un grande atteggiamento, anche se vedo che comunque la squadra ha ancora un potere ancora inespresso che deve uscire, perché anche oggi possiamo fare decisamente meglio, ma sono veramente felice per loro, per questa prima vittoria, e per quei ragazzi che hanno fatto il tifo anche oggi, sono venuti in trasferta e ci hanno sostenuto, che sono di un'importanza primaria. Ecco, mister. Sì, assolutamente. È anche vero che oggi abbiamo sbagliato tanti gol, abbiamo portato tanti palloni dentro l'area piccola, da dove abbiamo, anzi, ha fatto anche un gol annullato, che non so nemmeno se era regolare o meno, ma insomma le occasioni oggi non sono veramente mancate, a differenza magari dell'ultima partita, che sotto quel punto di vista lì abbiamo un pochino peccato. L'unica cosa è che sì, sicuramente dobbiamo, ecco, massimizzare un po' tutto quel gioco e quella mole di gioco che oggi abbiamo avuto, e magari finire il primo tempo in doppio o triplo vantaggio come oggi non avremmo rubato niente. Bene, grazie mister. Ci hai detto che hai cambiato qualcosa, no? Dopo essere partito con certe posizioni, l'hai cambiate a circa metà del secondo tempo, del primo tempo, era qualcosa dovuto all'avversario o è qualcosa che magari rivedremo più spesso? No, era senz'altro dovuto anche in primis all'avversario, perché vedevo che loro sulle fasce ci andavano e ci andavano bene, lo sapevamo, quindi ho cercato di rinforzare un attimino con più uomini la corsia esterna sia a destra che a sinistra, al di là che poi dopo, per quanto mi riguarda, credo insomma l'abbiamo detto, questa è una squadra che è costruita con le due punte, chiaramente. Credo che il vestito migliore per questa squadra possa essere questo, poi insomma le due punte sicuramente fondamentali, poi dietro da rimodulare, però insomma qualcosina ci sarà di cambiamento, perché credo insomma che, ripeto, questa squadra è stata fatta e costruita per lavorare con le due punte. Due punte che nel secondo tempo, vuoi per l'infortunio di Gaon di ieri insomma, e anche per l'uscita di Quintero, non c'erano più, forse c'è stata anche la poca fortuna di non avere tutte le frecce a propria disposizione là davanti. Beh, diciamo che da questo punto di vista ultimamente non è che siamo fortunatissimi. L'altro ieri ci si è fatto male Gaon, che è sicuramente un giocatore importante, confidavamo molto in Quintero, che comunque, ripeto, questa è una squadra, il Montevarchi, che ti fa correre molto. Noi oggi abbiamo veramente speso tanto e, ripeto, se abbiamo concesso, parlo di situazioni nitide davanti alla porta, perché non credo che Rossi abbia fatto una parata, è perché evidentemente abbiamo corso tanto, a cospetto di un loro palleggio fatto molto bene, perché è una squalità. È una squadra con grande qualità, è una squadra che palleggia molto bene, ha giocatori dei tecnici molto importanti, insomma, quindi è chiaro che, ripeto, è stata una partita dispendiosa, poi diciamo, si è fatto male anche Quintero, insomma, abbiamo due attaccanti fuori, speriamo di recuperare Caonna la prossima, però è chiaro che noi ce l'abbiamo le frecce, ma non è che ce ne abbiamo tantissime, insomma.